serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi i completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi voglio riportare dei vecchi completi mod che si possono fare su PS4 e su Xbox One, ragazzi. Come potete vedere, questi sono gli outfit e hanno una particolarità, ragazzi, che a seconda di che completo ci mettiamo per entrare, riusciremo a fare il merge. Quindi, per fare questo glitch, raga, dovremo avere il secondo personaggio, quindi faremo il glitch sul maschio e quindi cancelleremo il secondo personaggio femmina. E una volta che ci siamo andati, ragazzi, a creare il secondo personaggio femmina, possiamo iniziare con il glitch. Mi raccomando, ragazzi, è fondamentale, non è che dovete cancellare, mettere il primo personaggio al posto del secondo. Il maschio deve nascere nel primo e la femmina deve nascere nel secondo, ok? Quindi, una volta che abbiamo tutto, possiamo partire con il glitch. Quindi dobbiamo preparare dei completi, dopodiché andremo a cancellare il personaggio. Quindi mi raccomando, ragazzi, questo glitch cancella gli outfit già presenti sul primo personaggio. State attenti. Ora vi lascio al video e ricopiate tutti gli outfit, ragazzi, che io ho fatto in passato. Ci vediamo quando avete preparato gli outfit e vi spiego come procedere. Thank you.
quindi, raga, eccoci qua. Una volta fatti tutti i completi sul secondo personaggio, che sarà femmina, perché noi stiamo facendo gli outfit moddati sul personaggio maschio e deve essere il primo, mi raccomando. A questo punto non ci resterà altro che andare al creatore. Aprite il menu di pausa, andate su online, andate su creatore, ragazzi, e una volta che siete al creatore dovete fare crea una gara, ragazzi. Una volta che siete su crea una gara, cliccate su tutorial e a questo punto avviate e aspettate che vi dà la possibilità di aprire il menu di pausa. Appena vi dà la possibilità di aprire il menu di pausa, ragazzi, semplicemente andiamo alla selezione del personaggio. Ragazzi, fondamentale, ascoltatemi bene in sto passaggio, perché se sbagliate poi io non voglio centrare un cazzo, non mi state a scrivere, ho perso i completi perché sono cazzi vostri. Allora, a questo punto stiamo attenti a cancellare il personaggio di destra, quello che ha il cartello tirato su, ragazzi, non ci possiamo sbagliare. Clicchiamo elimina, ci farà scrivere la parola elimina. E una volta che abbiamo eliminato il personaggio, dobbiamo andare in storia, ragazzi. Dobbiamo schiacciare il tasto per andare in storia, perché se andate online direttamente lo prendete nel dado. Quindi cliccate B e fate torna in storia. Se giocate la play, schiaccerete cerchio. A questo punto, una volta che siete, ragazzi, in storia, dovrete tornare online cercando una sessione inviti o una sessione chiusa ad amici, un po' come vi pare e piace. Una volta spawnati, raga, possiamo andare direttamente dal negozio di vestiti, perché non vedremo nessun outfit, ragazzi. Avremo solo quello che c'era rimasto quando abbiamo iniziato il glitch. Quindi se volete lo salvate, io vi consiglio di farlo, se magari siete più affezionati a un outfit, e lo salvate nell'ultimo slot, in modo che non vi dia fastidio, ragazzi. E una volta che siete qua, ascoltatemi bene, siccome questa è una clip vecchia che io ho riciclato, ragazzi, perché non avevo per le palle di rifarlo, e sinceramente potete capire perché, potete usare un altro metodo che ora vi spiego, ma prima dovete andare a scegliere un completo. Io userò i Gorka, ragazzi. Perché questo? Perché i Gorka ci permetteranno di trovare outfit strani. Sbucheranno jokers strani, ragazzi, non originali, colori mischiati, jokers a due toni, come quello che ho per esempio adesso, ragazzi. Quindi, cosa vi voglio far vedere? Semplicemente, qua si faceva ai tempi il merge con il lavoro di Lester, ok, ragazzi? Ma voi semplicemente potete andare ad avviare l'attività merge basso profilo o Gerald, che funziona lo stesso. L'importante è che quando entrate mettete completi salvati, e una volta che siete dentro la selezione degli outfit, già se usate Gerald o Lester vedrete gli outfit moddati, raga, che sono una bomba. C'è anche il Juggernaut in mezzo. E a questo punto poi entrate nell'attività, switchate 30 secondi luci vestiario, che adesso ve lo faccio vedere, ragazzi, e vi salvate completo. Invece se dovete fare con l'attività di basso profilo o Gerald, i metodi sono sempre gli stessi che si usano in quelle attività. Quindi a questo punto, una volta scelto l'outfit, io porterò quello col Juggernaut, apro menu interazione e switcho le luci vestiario per circa 30 secondi, finché in basso a destra non mi compare un caricamento. Quindi vado su stile, vado su luci vestiario e schiaccio per 30 secondi finché non mi dà il caricamento. A quel punto, dopo che ho switchato per 30 secondi, ragazzi, semplicemente aprite il telefono e andate a quittare l'attività facendo AXA o X quadrato X se giocate da play, ragazzi.
Una volta che spawnerete di nuovo in lobby, non avrete il completo indossato. È un po' come basso profilo, ragazzi. Dovete salire sul veicolo e una volta che siete sul veicolo diventate CEO. Switchate lo stile del CEO a sinistra e a destra, ragazzi. E quando scenderete, e sbadabam, raga, avremo portato il completo. Quindi fate così con tutti gli outfit e ve ne fate veramente una marea. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e bella raga, alla prossima.